Havelock e Lord Pendleton sono nel cortile. Vorranno congratularsi con te. Vivo! Grazie, Corvo, grazie. Mio zio è un bravo uomo e lo dimostrerà. Tieni. Hai agito senza secondi fini. Accetta questa ricompensa. Un cimelio di famiglia donatomi da una zia. Sono tutti corrotti. Se vogliamo farcela, dobbiamo eliminare il Lord Reggente e tutti i suoi principali alleati. Lo sai bene. Sì. Spero che l'Alto Sacerdote sia il primo passo su quella strada. E dobbiamo trovare la piccola. Attenzione. Emily. Tutti i cittadini che abitano... Chissà in che stato sarà dopo aver visto sua madre morire. Secondo me la figlia di un'imperatrice è più forte di quanto credi. Ce l'hai fatta. Contro ogni previsione hai eliminato l'Alto Sacerdote Campbell. Sapevo che eri l'uomo giusto. La scomparsa di Campbell è un danno per il Lord Reggente. E abbiamo con noi Martin, il miglior stratega al mondo. Il Lord Reggente sarà in preda al panico nella Dunwall Tower. Già, e non dimentichiamo il diario di Campbell. Ora, la nostra speranza è che contenga nei dettagli la posizione e le condizioni di Emily Caldwin. La nostra attività sarà stata inutile se non insedieremo la legittima erede sul trono. Dobbiamo agire in fretta. Certo, il Lord Reggente tiene nascosta Emily, per poi mostrarla, fare la parte dell'eroe e cementare la sua reggenza. Se non farà apparire presto la ragazza, scoppierà una guerra fra i nobili per chi debba succedere all'imperatrice. Già, il tempo ci è nemico. Ma ora dovresti riposare, Corvo. Decifreremo il diario dell'Alto Sacerdote e poi ne riparleremo. Conosco il Golden Cat. Non come cliente, va bene. Salve, Corvo. Mi aspetto che Martin si unisca a noi. Non vorrei assillarti così di prima mattina. Ma ieri notte la servitù ha sentito qualcosa muoversi fra i tombini sotto l'edificio. Forse era un piangente. Poveraccio. Non c'è speranza quando la malattia è così avanzata. Sono solo cadaveri ambulanti, pieni di germi e insetti, se vuoi saperlo. Ti sarei grato se indagassi, per assicurarti che non si tratti di una guardia ficcanaso. Ecco la chiave delle botole. Manderei un servitore, ma morirebbe di paura sul colpo, temo. Se hai scelto la linea morbida, forse Piero potrebbe creare un narcotizzante per la tua balestra. Ogni cittadino deve segnalare qualsiasi azione o parola silenziosa. Dice.
Stais. Con l'ammiraglio. Vogliono vederti. Corvo, ti ricordi di Martin? Era un sacerdote e forse presto lo sarà di nuovo. Mi hai salvato. Ti ringrazio. Corvo, hai acceso la fiamma della speranza. Abbiamo ottenuto informazioni dal diario di Campbell. Ottimo. Sappiamo dove è imprigionata Emily Caldwin. Al Golden Cat, è lì che si trova. Uno stabilimento per aristocratici. Poco più di un lurido bordello. Purtroppo c'è un problema. Sappiamo che i fratelli di Pendleton ci ostacolano. I gemelli Morgan e Custis. Non solo trattengono Emily, ma esercitano il voto parlamentare di cui abbiamo un disperato bisogno. Sì, i Pendleton devono morire. Ma soprattutto Emily deve essere portata in salvo, così la proteggeremo. Finché non avremo eliminato il Lord Reggente e i suoi uomini. Pendleton ti aspetta sul molo. Vuole parlarti personalmente. Molto meglio. Corvo, posso rubarti un secondo? Corvo? Ho richiesto questo colloquio. Vedi, ti sto inviando a uccidere i miei fratelli, Morgan e Custis. Sono orribili. È vero, l'avrai sentito. Crudeli oltre ogni dire. Inoltre, i miei fratelli sono alleati del Lord Reggente. Finché saranno in Parlamento, non avremo mai i voti necessari per impedire al tiranno di consolidare ulteriormente il suo potere. Oggigiorno si sa che usano l'amicizia con il Lord Reggente per depredare altri delle loro ricchezze. Diciamo soltanto che non tutte le famiglie mandate in quarantena per via della peste ce l'hanno davvero. Li ho avvisati in ogni modo possibile, davvero, ma non mi hanno mai ascoltato. Stanotte li troverai al Golden Cat a gozzovigliare come sempre, ma fa attenzione, li protegge la milizia. Ora va, presto, prima che cambi idea. Quando sarai pronto ti porterò al Golden Cat. Ci ha accompagnato spesso Lord Pendleton, credimi. Corvo, ti porterò più vicino possibile al Golden Cat. Ma poi dovrai raggiungerlo da solo. L'entrata è vicina a Holger Square. La cosa importante è fare in modo che la giovane Emily torni indietro sana e salva. I due Pendleton sono dentro, sarà pieno di guardie. Forse Slack Joe ha qualche idea su come farti entrare. Se non ti uccide prima. È qui il suo territorio.
Lo trovi nella vecchia fabbrica di whisky con la banda di Bottle Street. Vendono l'elisir per combattere la peste. Io resto nascosto, ma tengo gli occhi aperti per te e la bambina. Buona fortuna. So che Emily significa molto per te. Attento per strada, Corvo. Ieri ho visto un mio amico barcaiolo e mi ha detto che hanno piazzato una torretta su Clavering Boulevard. Lord Richard. Attenzione, cittadini di Dunwall. Il Lord Reggente ha ordinato il razionamento d'olio di balena in questa zona. I trasgressori saranno arrestati l'elisir. Ladra, marcirai in prigione finché non morirai. No, l'ho trovato io, è per mio figlio. Aiuto, aiutatemi. Urla quanto vuoi, non ti sente nessuno. No, serve al mio bambino o si ammalerà. Non ho rubato l'elisir, sono innocente. Ti butto nel fiume. Datelo in pasto ai cani. Eh? C'è un delinquente in giro. Yeah.
Grant dies. So. Si aggira nell'ombra. Sacerdote non è più cittadino di Dunwall. Ha subito la marchiatura delle re. Una fra le più antiche. E chiunque. Perfino peggiori di questo. Vengono dal continente. Anche se fosse vero, che facciamo? Diamo una flotta a bruciare l'intero continente. Poi vediamo. Meglio questa. Meno divertente, ma possibile. Erhard Dice.
Morgan ha insistito per la salma. È così schizzinoso. Un Castis è più facile. Ho rivisto la ragazza carina, quella che ti dicevo. Sai che ti trovi al Golden Cat, vero? Sì, ma lei è diversa. Le piaccio da... Che idiota. Lei vuole solo i tuoi soldi, non te. È tutta invidia. Dice. Dice. Secondo me è spazzato. Lo schifo veloce. Questo posto è andato in rovina. Dunstan, ci sono i Pendleton, dovresti essere in servizio. Forza, dovresti essere di guardia. Ti farò di sicuro congedare. Incredibile, avevi detto di non essere ubriaco, svegliati. Finalmente, sto così da 20 minuti. Ma che passi pesanti che hai. Un po' ingrassata dolcezza. Come la volta scorsa, chiaro? Vai piano e dammi la scossa solo quando te lo dico io, intesi? La parola di sicurezza di stasera sarà, diciamo, castigo. Ferma se la senti. Una scossa di troppo e ti faccio perdere il lavoro. Per piacere, resta concentrata. Adoro veramente il tuo lavoro. Oh, che bello! Me lo meritavo. Vuoi sapere perché? I Pendleton sono qui, vero? Inizierò da loro. Li ho derubati. Una montagna di denaro. Attenta, sono malato. Ah, sei spietata, non fermarti, ti dirò tutto. Ho detto ai Pendleton che la loro eredità era tutta robaccia, ma valeva una fortuna. Oh, oh, castigo, castigo! Oh, sei perfetta, ma per stasera devo fermarmi. Abbiamo finito. Chiama i servi. Ho detto basta! Castigo! Lasciami andare! Sei? Che vuoi? Ma certo, la cassaforte. La combinazione è 879. Prendi tutto quello che vuoi. Oh cielo, il mio cuore. Secondo me è spazzatura.
sei? Perché indossi una maschera? Corvo? Oh, Corvo, sei tu! Hai la maschera per non farti riconoscere. Hanno detto che ti avevano tagliato la testa, che eri morto come la mamma. Sembra sia passato un secolo. Ma tu sei ancora vivo. E possiamo andarcene. Ho un piano, stavo per scappare. C'è una porta speciale. Per le persone speciali, te la mostro. E se qualcuno prova a fermarci, devi combattere. È di qua. La porta è chiusa, aprila, così possiamo andarcene da qui. Siamo su un fiume, devi essere arrivato in barca. Ti aspetto alla tua barca. Non preoccuparti, ricordo la strada. Avanti. Venite a cena adesso, bravi uccellini miei. Venite da nonna, non vi farò del male.
forza di modo di far soldi. Basta. Questa roba non può valere nulla. Verissimo. Credo di ricordare di aver visto questo quadro a casa di mia nonna. E non era una chiesa. Già, ci fai soldi con lo spazzatura. Inutile perdere tempo a staccarlo dal muro. Io vado di sopra. Vedi se gli altri due hanno trovato qualcosa. Sei troppo lento. Interessante all'interno. Te l'ho detto, non si apre. Nemmeno un po'. Credo di essermi rotto la spalla. Piantala di lagnarti e provaci ancora. Pensa cosa può esserci là dentro. Vedrai che il dolore ti passa. Te ne sei sicuro? Allora aprila tu. Chissà quanto vale. Stati ratti. Cos'hai da guardare? Fila via, idiota!
Mi hai portato i numeri. Ho cercato la combinazione per mesi. Se ti servisse un lavoro fisso, vieni da me. Slack Joe sa riconoscere un brav'uomo. Ovviamente, sei curioso di sapere che cosa intendo fare con i Pendleton. Sai, le loro miniere sono piene di operai. Gente che si ammazza di fatica 800 metri sottoterra. Quindi voglio rasarli, tagliar loro la lingua e sbatterli in fondo a una delle loro odiose cave. Così cambieranno punto di vista sulla vita. Hai trovato qualcosa di buono? Fila via, idiota! Attenzione, cittadini di Danno. Nel distretto è proibito l'olio di baleno. La misura sarà applicata con la forza. Siete pronti a salpare? Corvo, stasera devi aver fatto faville in città. Non credo ai miei occhi.